Ciao e bentrovato sul mio canale. Oggi vi racconterò in breve come ho personalizzato con i miei accessori preferiti la mia Honda NC750X. Di ogni accessorio montato di cui ve ne parlerò, vi lascerò giù il link in descrizione nel caso in cui vi piaccia e lo vogliate acquistare. Ma prima di trasferirci giù in garage, vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Bene, andiamo! Eccoci giunti in garage. Che se ne dica, ogni video che parla di moto quasi sempre comincia dall'anteriore. Io invece questa volta ho deciso di iniziare proprio dal posteriore, in quanto il primo accessorio preferito della mia moto è indubbiamente il mio gran bel bauletto, che in questo caso è un Givi V47 nella colorazione carbon. Innanzitutto per il suo montaggio è fondamentale munirsi delle barre e di seguito della piastra della quale Givi ne fa due o tre modellini. Dopodiché vi presento da vicino il mio bauletto. E voilà. Ormai Givi da tantissimi anni utilizza il sistema monokey. Ok. Ve lo faccio vedere anche aperto, in quanto in questo bauletto entrano veramente due caschi integrali. Come dicevamo, è 47 litri. C'ha le cinghiette di fissaggio o eventualmente di vari attrezzi o qualsiasi cosa si porta all'interno. E poi sotto abbiamo anche la predisposizione per poter installare altri accessori, ovvero quella è una predisposizione per la parte elettrica, in quanto Givi ci permette anche di installare l'apertura a distanza del bauletto stesso tramite un telecomando, oppure anche il kit di LED che vanno incassati qua dentro. Io ho anche, diciamo, ordinato il mio schienalino, ho fatto anche un apposito video sulla quale ne spiego anche il montaggio e posso dire che oltre ad essere scenografico è veramente molto comodo. Il secondo accessorio per il quale ci tenevo tantissimo a parlarvene sono proprio loro, i miei bei faretti della LED Perf. E per quanto riguarda questo impianto di faretti, arriva già completo. Completo quindi di relè, i piedini per il montaggio sulla batteria e anche il connettore che andiamo a montare sul manubrio, che è impermeabile per tutte le condizioni atmosferiche. Molte persone non sono soddisfatte della sola illuminazione che fa la fanaleria anteriore. Nonostante su questa moto abbiamo già le luci diurne a LED e tutto il faro full LED, quindi anche fari abbaglianti e anabbaglianti, ma adesso ci tengo a farveli vedere in funzione. Così abbiamo la sola illuminazione del faro, ci aggiungiamo anche gli abbaglianti, si vede che inizia già a sfocare e adesso mi illumino d'immenso. Giriamo la prospettiva dell'inquadramento e vi faccio vedere l'illuminazione. Così abbiamo le sole luci anabbaglianti accese. In questa maniera andiamo ad aggiungere gli abbaglianti. Adesso spegniamo gli abbaglianti e andiamo a vedere con le luci accese. E voilà! Questa è la differenza con la fanaleria accesa. Oltre ad essere esteticamente bellissima da vedere, vi posso garantire che la sera fa un'illuminazione da rimanere veramente a bocca aperta. Guardate in che posizione mi sono dovuto mettere per presentarvi l'altro accessorio, il cavalletto centrale. In questo caso parliamo di un cavalletto originale Honda, installato direttamente in officina autorizzata, e vi posso garantire che è ottimo sia per quanto riguarda la stabilità della moto, anche per esempio d'estate con l'asfalto che tende a bucare, ma anche per effettuare lavori di manutenzione stessa, oppure per posizionare la moto in inverno tenendola così con la ruota posteriore sollevata. Ci siamo riposizionati in posizione verticale e andiamo dunque a parlare di un altro accessorio, ovvero i paramani. Anch'essi sono originali Honda, esteticamente sono perfetti in base a come è fatto il design della moto e vi posso dire che anche nei viaggi autostradali sono veramente molto utili. Attenzione, questi non sostituiscono i guanti. Terzo accessorio della quale vi vado a parlare è proprio lei, la barra tubolare paramotore, la quale non solo mi ha permesso l'installazione dei faretti, ma posso garantirvi che a livello estetico va a completare molto la motocicletta. A mio parere è anche più bella dell'originale che viene fornita in dotazione con la Travel Edition. Preciso, sperando di non utilizzarla mai, che comunque in caso di caduta è ottima per salvaguardare sia le carene, ma sia anche la parte del motore stesso e la parte del cambio. Personalizzazione l'ho voluto ottenere
applicando questo adesivo tridimensionale dove ci sta la serratura che va ad aprire sia il tappo del carburante che il finto serbatoio, proteggendo così anche questa parte di cruscotto stesso. Ma adesso apriamo il finto serbatoio e andiamo a vedere un'altra mia personalizzazione, ovvero il rivestimento in moquette. Voi dite, che senso ha rivestire questo vano in moquette? Beh, il senso è solamente uno, quello di non graffiare il casco o l'interfono quando lo andiamo a posizionare qua dentro. Altra cosa che ho applicato all'interno di questo vano è stata questa comodissima presa USB dotata di due prese e all'interno troviamo anche il voltmetro. Ci va così ad indicare i volt della batteria, quindi la tensione dell'impianto elettrico. Da precisare che questa presa carica a 2,1 A, il che ci permette di ottenere una ricarica veloce di qualsiasi dispositivo USB. Torniamo di nuovo sul retro della moto e questa volta la facciamo parlando di questo parafanghino. Parafanghino sempre fatto dalla Givi, di materiale veramente molto 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 resistente e soprattutto con un sistema di montaggio veramente eccezionale tramite il tubolare posteriore del forcellone. È utile soprattutto, diciamo, per i lunghi viaggi, oppure allo stesso tempo è utile anche quando troviamo strada bagnata. E di questo ne ringrazieranno le zavorrine posteriori, specialmente se non si ha il bauletto, perché il bauletto un pochettino copre i detriti, ma questo posso dire che fa veramente il lavoro suo. Abbiamo parlato tanto di carrozzeria, ma poco di motore. E adesso lo andiamo a fare subito parlando invece di questo terminale di scarico, fornito dalla GPR, fatto completamente la parte esterna con un rivestimento in carbonio e vi posso dire dal sound veramente eccezionale, che non vi farò ascoltare in questo video, ma in un altro video che ho intenzione di dedicare solo ed esclusivamente a lui. Preciso che ho omologato per la circolazione su strada, tranne che non togliate il DB killer, non fate i furbi. E posso dire che la moto la sento sinceramente migliorata in ripresa, in accelerazione, quindi anche in scatto stesso, ma il sound veramente vi inebria le orecchie. Ultima cosa, non per ordine di importanza, ma solo ed esclusivamente per ordine di sequenzialità del video, è questo bellissimo portacellulare fornito dalla Lampa. Ve lo faccio vedere subito all'opera. Purtroppo non ci posso mettere dentro il cellulare perché lo sto adoperando per fare la registrazione. In questo caso quello specifico per l'iPhone 11, ma comunque esistono anche quelli universali. La cosa bella è che ha tenuta stagna, quindi anche se beccate pioggia durante un viaggio non c'è nessun problema. C'è anche l'apertura posteriore per quanto riguarda la registrazione delle fotocamere, o se voglio fare una foto senza dover togliere il cellulare direttamente da questo supporto. Sotto troviamo anche l'apertura per quanto riguarda il connettore, perché lo possiamo anche caricare mentre il cellulare si trova alloggiato all'interno di questo supporto. E c'è anche il discorso che la parte, diciamo, anteriore è anche touch responsive, quindi il touchscreen funziona perfettamente. Vi faccio vedere anche per quel che riguarda l'installazione di questo dispositivo. A livello estetico è anche, diciamo, bello da vedere, perché c'è questo sistema che si avvita tramite una fascetta. Cerco di farla vedere. Ok, questa fascetta che va ad avvolgere il manubrio della moto, quindi la vado a regolare da qua e poi sporge solamente, diciamo, questo piccolo perno dove abbiamo anche inciso il logo Lampa, e tramite questa vita registro si può anche regolare, perché posso scegliere se il cellulare lo voglio montare in maniera orizzontale o verticale. Con questo breve video abbiamo fatto, diciamo, una panoramica veloce, una ripassata veloce di quelli che reputo siano gli accessori indispensabili per una moto crossover come la mia, ma nella fattispecie ho voluto, diciamo, focalizzare gli accessori specifici da me preferiti su questa tipologia di moto e quindi su questa moto. Grazie come sempre per aver dedicato dell'attenzione per guardare il mio video, e se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale. Ciao!